Sì, poi qui abbiamo inserito diciamo, le soluzioni che abbiamo proposto per riportare in vita il bordo, perché effettivamente si nota che c'è proprio, si è verificata un po' una frattura tra il castello e il borgo, una frattura che storicamente non è mai esistita, anzi il legame è sempre stato molto forte, per cui ci sembra anche giusto ripristinare un po' quest'unione tra il borgo e il castello in modo tale da coinvolgere anche il borgo stesso nelle iniziative rivolte ai turisti. Noi proponevamo appunto di costruire una serie di botteghe lungo le vie in modo tale da presentare anche i prodotti tipici del territorio e coinvolgere la popolazione locale. Sì, diciamo che poi questa è la nostra proposta, se ce ne fossero altre. Forse mi stanno i Sì, poi progetti presento. il sindaco vi terrà come consulente, rappresenti. Comunque da questa esperienza siamo sicuramente consapevoli che è necessario conoscere il territorio in tutti i suoi aspetti per poter anche proporre delle iniziative e cercare di riportare in vita appunto quello che è questo paese. Voi siete le prime, poi coinvolgeremo anche proprio la facoltà Sì, per fare degli studi. intanto vabbè, vi ringrazio del lavoro che avete fatto, che è venuto sicuramente anche una passione per un borgo che sicuramente non è il vostro borgo di origine, ma al quale si vede benissimo che vi siete affezionate stando qua, tanto quanto noi che ci abitiamo, insomma, e che vorremmo almeno quanto voi che questa comunione tra il castello e il borgo e la sua popolazione diventi una realtà sempre più importante. Siamo nella giusta direzione, infatti vedete qui oggi con me anche Luigi Vercellino, che è site manager del FAI, qui il Castello di Masino, e stiamo in questi anni collaborando anche col comune di Cossano proprio per creare un clima più sinergico che vada nella direzione proprio che voi avete individuato come la migliore per vedere rinascere il nostro borgo. Quindi a nome della popolazione tutta ho il piacere di darvi un piccolo presente, che alcune cose voi le avete già scoperte meglio di noi, e in questo diciamo che sul nostro paese, del nostro paese si dà una lettura un po' diversa, nel senso che non è tanto il lato architettonico, ma quello più legato alla vita quotidiana e alla storia dell'acqua, che come voi avete identificato e sottolineato per quanto riguarda i pozzi è sempre stato un elemento veramente molto importante. Ringrazio anche la facoltà di architettura della persona di Paragena per questo suo intervento, l'Ecomuseo che ci ha dato la possibilità di avervi qui. Auspichiamo sicuramente che queste collaborazioni vadano avanti perché sono l'unico modo anche per dare alla popolazione una percezione di se stessa, che è poi lo scopo fondamentale, come ci insegna l'architetto Avanzi, di intendere il paesaggio. Lascio un attimo ancora a Luigi Vercellino la possibilità di darvi un saluto, dopodiché purtroppo motivazioni legate al traffico ci portano nella parte bassa. Complimenti ancora, grazie e grazie a tutti quelli che sono qui. Grazie. Grazie. Sì, porto anche io i complimenti. Poi la Clara ha detto che io sono lo party manager del Castello di Masino, ma prima di tutto sono un canalesano e quindi vedo il ruolo che ho all'interno di questo castello molto proiettato sul territorio che c'è attorno adesso. Qualche giorno fa ero a Milano in una libreria, ho aperto una guida spagnola turistica sull'Italia, la quale diceva che il Piemonte era Toscana senza turisti. Era anfiteatro amelenico e canavese in particolare, una zona meravigliosa, ne sono più che convinto. Però per valorizzarla appieno dobbiamo lavorare tutti assieme e solo tutti assieme riusciamo a farla diventare o renderla anche dal punto di vista di chi viene da fuori un punto d'attrattivo, un punto importante da vedere. Stiamo lavorando a stretto contatto con i sindaci e con i comuni, Calavino, di Cossano, abbiamo dei progetti importanti che vedono anche l'esterno del castello, che sono gli annuncio così senza aver notato nulla in tasca, ma ci stiamo lavorando con provincia e regione, che sono quelle del 22 giri,
anche in un parco outdoor, sono quelle delle vigne. Stiamo lavorando con l'architetto Vanzi per rendere più stabile queste postazioni di lettura del paesaggio, che sono importantissime. Con gli amici dell'Ecomuseo stiamo valutando tante cose da fare. Anche da parte mia ringraziamento per la passione, per il lavoro che avete fatto. Sai che sono ritornato a buttarci la mano. Grazie. Il libro del Fai. Grazie. Grazie ancora. Anch'io devo andare a dirigere il Fai. Arrivederci. Grazie. Ma forse vorrei dire una cosa come Ecomuseo. Secondo me questo è un primo esempio di quello che l'Ecomuseo si propone di fare più ampiamente, più diffusamente sul territorio. Questo è un territorio, come giustamente Vercellino ha detto, meraviglioso, ma è anche un territorio scarsissimamente noto e fuori d'Italia e in Italia stessa. L'Ecomuseo sta facendo uno sforzo proprio in questo periodo per cercare di renderlo in sinergia con quello che poi stiamo facendo tutti quanti, per renderlo più noto e più leggibile a tutti quanti, in modo che questo diventi un territorio che attragga di nuovo in qualche modo delle risorse, in misura controllata, ben inteso, non vogliamo che venga distrutto, ma vogliamo che venga conosciuto e valorizzato. Questa è stata la prima esperienza con queste due brave studentesse e con i loro colleghi. Quest'anno la ripeteremo sicuramente, la faremo in maniera più organizzata e, come vedete, questo materiale che loro hanno fatto è un bel strumento da far girare tra la popolazione, tra i turisti, tra coloro che sono interessati, perché è uno strumento che valorizza il territorio sotto profilo culturale, non soltanto turistico. Cioè, non siamo in un'ottica sfacciatamente turistica, siamo in un'ottica di valorizzazione culturale del territorio, che è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo costruire un'immagine più ricca, più nota di questo territorio, che non ha bisogno di essere più ricco, mi scuso di quello che ho appena detto, ma ha solo bisogno di essere riconosciuto per tutti i valori che è in grado di esprimere. E su questo noi vi chiediamo la collaborazione. Stiamo organizzando in questo momento una presenza dell'Ecomuseo e del territorio nel suo complesso a Torino, al Consiglio regionale del Piemonte. Saremo presenti con una esposizione di che cos'è l'Anfiteatro Morenico tra la metà di gennaio e la metà di febbraio. E vi chiederemo degli aiuti, mi rivolgo a chi ha dei depositi di conoscenze e di materiali, perché comunque questo è uno sforzo che dobbiamo fare tutti insieme. E mi auguro che il prossimo anno, anziché avere soltanto due ragazze qui, ne avremo altri ancora, e che faremo questo tipo di manifestazione in altri paesi dell'Anfiteatro Morenico, perché questo è veramente un modo per andare avanti. Grazie. Va bene, allora...